L'acqua ricopre il 71% della superficie terrestre. Fiumi, mari, oceani sono stati il vettore dell'evoluzione delle società umane. Lo stesso processo di globalizzazione sarebbe stato impensabile senza imbarcazioni e transatlantici. Insomma, chi controlla le rotte marittime controlla il commercio globale. Ci si può aspettare che a dominare le acque terrestri magari sia il solito manipolo di stati, magari appartenenti al G7 o addirittura al G20. Forse l'ambiente che mi circonda vi avrà già fatto capire il colpo di scena. Con 4.870 navi sotto il proprio controllo, pari al 18% di tutte le imbarcazioni commerciali esistenti, la Grecia detiene la flotta mercantile più grande al mondo. È vero, la Cina ha 8.000 navi nel suo arsenale, tuttavia il loro tonnellaggio lordo, cioè la portata in termini di peso, è nettamente inferiore rispetto a quello greco. Complessivamente, la flotta ellenica è in grado di trasportare 385 milioni di tonnellate di carico mobile tra merce, carburante ed equipaggio, surclassando oltre alla Cina nazioni come Giappone, Germania e Stati Uniti. Non male per un piccolo paese mediterraneo che non è neanche responsabile di aver distrutto mezzo mondo. Nello specifico, la flotta greca vale 150 miliardi di dollari ed è composta da circa 300 portacontainer, più di 2000 portarinfuse, cioè navi adibite al trasporto di grano minerali, e quasi 1800 navi cisterna per petrolio e gas naturale. Un quarto delle portarinfuse e un terzo di tutte le navi cisterne del pianeta sono di proprietà ellenica. Da sola, la marina mercantile greca costituisce più della metà dell'intera flotta commerciale dell'Unione Europea. Secondo il governo di Atene, il commercio marittimo contribuisce al 6% del PIL della Grecia e impiega oltre 200.000 dipendenti, ovvero il 3% della forza lavoro del paese. Ok, fermi un secondo. Se ci pensate bene, queste sono statistiche assurde per uno stato che conta meno di 11 milioni di abitanti e a livello internazionale gode della stessa rilevanza di Yamcha in Dragon Ball Z. Quindi, com'è che ha fatto la marina mercantile greca a conseguire simili risultati? La prima risposta che potrebbe venirci in mente è anche quella più scontata. La Grecia è circondata dal mare, possiede migliaia di isole suddivise in 8 arcipelaghi e, per via della sua posizione geografica, è un crocevia naturale tra Europa, Africa e Asia. La popolazione greca, fin dall'epoca classica, si è perciò sempre dedicata alla navigazione per motivi commerciali e militari. Pensiamo all'antica Atene. In questo momento siamo al porto del Pireo ad Atene, un porto la cui storia è rintracciabile fin dalla Grecia classica. Oggi come allora il porto è uno dei più importanti della Grecia, ma anche dell'intera Europa. Un porto pieno di vita, di milioni di passeggeri, di merci, insomma una città nella città. Mi raccomando, non partite mai con un drone da sopra un traghetto perché è pieno di interferenze e rischiate di avere un coccolone. Sotto il dominio ottomano, grazie all'autonomia concessa da Costantinopoli nei confronti delle comunità religiose non musulmane, i marinai ellenici ortodossi poterono condurre affari in patria e al di fuori. Tra il XV e il XVIII secolo, le isole dell'Egeo videro l'affermazione di diversi costruttori e proprietari di barche che, d'ora in poi, chiameremo armatori. Questi ultimi strinsero rapporti nei Balcani, nei porti franchi di Trieste e Marsiglia e con la Repubblica di Venezia. Il contesto internazionale infatti ha fatto da motore per lo sviluppo del commercio marittimo greco. Nella seconda metà del XVIII secolo la Russia mosse guerra all'Impero Ottomano. Come risultato, agli zar fu concesso di navigare nel Mar Nero e di proteggere le comunità ortodosse residenti in territorio ottomano, tra cui i greci. Forti del supporto russo, gli armatori ampliarono i propri orizzonti. Alcuni di loro si stabilirono a Odessa, altri, desiderosi di investire le ricchezze accumulate, fondarono istituti di credito nel vecchio continente. Fu il signor 800 a segnare l'inizio dell'ascesa imprenditoriale degli armatori greci. Ce ne offre un esaustivo esempio la famiglia Ralli, originaria dell'isola di Chio. Sul finire del 700, il capostipite, Stefanos, fondò una compagnia commerciale a Marsiglia. Come ben sappiamo, poco tempo dopo l'Europa fu dilaniata dalle guerre napoleoniche. Prevedendo che il Regno Unito avrebbe vinto, Stefanos suggerì al suo primogenito, Zannis, di trasferirsi a Londra per vagliare la possibilità di spostarvi l'impresa di famiglia. La scelta si rivelò un successo. Le navi dei Ralli attirarono l'interesse degli investitori britannici. Una volta sconfitto Napoleone, Zannis fu raggiunto dai suoi quattro fratelli e fondò la Ralli Brothers. L'azienda impiegava le proprie imbarcazioni per trasportare i materiali tessili britannici in Russia e in Asia.
dove in cambio riceveva rispettivamente grano e seta. In termini spiccioli, i commercianti britannici affittavano le navi dei ralli, equipaggio compreso. I fratelli guadagnavano semplicemente mettendo a disposizione i propri vascelli e intrattenendo buone relazioni con gli interlocutori stranieri che a loro volta si affidavano ad altri armatori greci come intermediari. All'aumentare dei capitali, i ralli costruirono altre navi e il loro business perdurò solido durante tutta l'epoca vittoriana. Un simile schema venne ripetuto da decine di famiglie elleniche stabilitesi nei porti europei. La diaspora giocò un ruolo fondamentale nell'internazionalizzare il business degli armatori. Benché espatriati, gli armatori ellenici non rinnegarono mai le proprie radici. Piuttosto mantennero i contatti con famiglie e amici rimasti in Grecia. Queste connessioni si rivelarono cruciali in occasione della guerra d'indipendenza greca, combattuta tra il 1821 e il 1830, cioè quando gli armatori misero a disposizione le proprie flotte per liberare la patria dal giogo ottomano. In cambio, Impero zarista, Francia e il Regno Unito favorirono ben volentieri la nascita di un regno di Grecia nel 1832. Protetti così dalle grandi potenze, gli armatori proliferarono nelle più grandi città d'Europa e di Russia e persino negli Stati Uniti sotto forma di banchieri e assicuratori. Le svariate tensioni diplomatiche e belliche di fine 800 e prima metà del 900 coincisero con un periodo di relativa magra dei commerci internazionali. Difatti, la vera fortuna degli armatori greci sarebbe arrivata con la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso del conflitto, centinaia di navi battenti bandiera greca vennero sfruttate, in cambio di lauti compensi in denaro, per rifornire e supportare le truppe alleate e, come conseguenza, andarono distrutte. Ogni modo però gli armatori disponevano di ingenti fondi per ricreare da capo le proprie flotte. Immaginando che petrolio, minerali e grano avrebbero caratterizzato il commercio del dopoguerra, tra gli anni 50 e 70 gli armatori decisero di puntare sulla costruzione, sull'ammodernamento di navi cisterna e portarinfuse. Il principio comunque era ed è ancora lo stesso. Io ti do le mie navi per commerciare quel che ti pare, tu mi paghi e siamo tutti quanti contenti. Allo stato attuale, la flotta mercantile greca si occupa di trasportare grano dal Nord America verso il sud-est asiatico, petrolio e gas naturale dal Medio Oriente a Stati Uniti, Cina, Giappone e Corea del Sud, ferro da Brasile, Australia e Sud America verso l'Asia, beni e container da una parte all'altra dell'Atlantico e attraverso il Pacifico. Oggi quando si parla di armatori greci ci si riferisce a un centinaio di ricche dinastie marinare e imprenditoriali riunite nell'Unione degli Armatori Greci, che esiste dal 1916 e funge come una sorta di sindacato. Tra i pionieri del settore figurano due rivali storici, Stavros Niarchos e Aristotele Onassis. Quest'ultimo è famoso non solo per aver sposato la vedova del presidente Kennedy, Jacqueline, ma anche per aver tentato tra il 53 e il 66 di controllare il Principato di Monaco. Onassis arrivò a possedere il casinò di Monte Carlo, un terzo di tutti i terreni monegaschi e la maggioranza delle quote della Société des Bains de Mer, principale compagnia locale. Invece, il primogenito di Niarchos, Philip, è la quarta persona più ricca di Grecia, ha un patrimonio di 2 miliardi di dollari ed è un collezionista d'arte, possiede giusto la più grande collezione di Van Gogh esistente e qualche dipinto di Picasso e Andy Warhol. Ora, se come me un giorno vi svegliate e vi domandate ma chissà quali sono gli armatori ellenici contemporanei più influenti, eccoveli qui. Fino al 2021, anno della sua morte, John Angelicussis è stato il re indiscusso. Angelindiscussis. Va bene, me ne vado. L'omonimo gruppo, ora in mano alla figlia Maria, che è diventata la persona più ricca di Grecia, gestisce circa 150 navi tra petroliere, gassiere, metaniere e portarinfuse. Questa flotta vale 8 miliardi di dollari. Seguono Angeliki Frangou, proprietario della Navios, George Procopiou, a capo del gruppo Dynacom, Petros Pappas, in possesso di Starbulk, e George Economou, leader del gruppo Cardiff. Insieme, questi cinque giganti controllano un quarto dell'intera flotta mercantile greca. C'è un altro fatto che li accomuna. Così come altre decine di colleghi, i cinque dell'Apocalisse non abitano in Grecia, dove però le loro aziende hanno sede. Al contempo, la stragrande maggioranza delle loro imbarcazioni è registrata in altri paesi. Lo so, sembra un controsenso, ma ascoltate qui. Le compagnie mercantili degli armatori greci si compongono di due entità separate, ma unite dagli stessi interessi. Il fulcro delle operazioni è rappresentato da una società di gestione che può avere sede nei principali porti di Grecia, come il Pireo, Igoumenitsa, Salonicco. Alla società di gestione risponde un gruppo di compagnie armatoriali, registrate però all'estero. Ognuna di esse è proprietaria di una singola nave. All'atto pratico, la società di gestione riceve degli ordini di spedizione da un cliente, azienda o stato, e sceglie a quale delle sue tante compagnie armatoriali sparse in giro per il mondo affidare il carico della merce.
In questo caso le navi battono una cosiddetta flag of convenience, ovvero una bandiera di comodo. Secondo il diritto internazionale, ogni nave deve essere iscritta a un registro statale. Uno Stato può permettere l'iscrizione di un'imbarcazione nel proprio registro in cambio di un compenso monetario. Quando un armatore costruisce una nave e la registra offshore, spesso lo fa per aggirare la tassazione vigente nel proprio paese, per impiegare forza lavoro a basso costo. Da qui il termine bandiera di comodo. Panama, ad esempio, offre diversi vantaggi. Il suo canale artificiale, la possibilità di registrare online le navi, l'assenza di una qualsiasi traccia sul reddito e i controlli per così dire blandi riguardo alle condizioni lavorative degli equipaggi. E se le bandiere di comodo possono essere molto utili per mascherare la navigazione delle navi a giro per il mondo, lo stesso può essere fatto con i nostri dati online e la navigazione sul web quando utilizziamo NordVPN, lo sponsor di questo video. Esempio molto pratico. Dovete rientrare in Italia perché vi mancano troppo i concerti di Albano? La soluzione è cercare un biglietto aereo attivando però prima NordVPN sul vostro PC o computer, perché ora, se per dire vi geolocalizzate qui, non qui, questo è il Suriname, che cosa gli abbiamo fatto, non lo so, qui in Colombia, con tutto il bene che si può volere ai colombiani, I prezzi di questi servizi laggiù sono inferiori a quelli dei paesi dove gira più denaro, a meno che non vi chiamiate Pablo Escobar. Ecco, prima di attivare NordVPN ricordatevi di cancellare tutti i cookie dal browser ed entrare in modalità incognito, così almeno non si sa mai, un aiuto in più. Nel mio caso capita talvolta che riesca anche a risparmiare 100-200 euro ogni volta che viaggio. E inoltre, altra piccola chicca, quando vi mettete lì a Panama per guardarvi la vostra partita di calcio, di pelotas, di boomerang preferita a distanza con il wifi dell'hotel più sudicio dell'America Latina, non dovrete chiedervi è sicuro o non è sicuro, perché a proteggere la vostra connessione e i vostri dati ci penserà il sistema crittografico di NordVPN, che è il più sicuro di tutte le VPN. Questi sono giusto due dei benefici. Per tutti gli altri trovate questo link in descrizione, che a parte tutto vi offre uno sconto speciale più 4 mesi extra sui piani biennali di NordVPN. E ora torniamo alle nostre bandirozze. Lo stesso discorso vale per la Liberia, che si affaccia sull'Atlantico, e per le isole Marshall al largo dell'Oceania. Più della metà di tutte le navi esistenti al mondo sono iscritte nei registri di uno di questi tre stati. E le capacità di trasporto complessive delle navi battenti bandiera di queste tre nazioni ammonta al 40% dell'intera flotta globale. Non a caso, dal dopoguerra, gli armatori greci sono stati molto abili nel fiutare l'opportunità. Tra il 45 e il 55, il 90% delle imbarcazioni liberiane e la metà di quelle panamensi appartenevano a persone come Onassis e Niarchos. Ad oggi, delle 4.870 navi che compongono la flotta commerciale ellenica, soltanto 620 sono registrate in Grecia, mentre le altre 4.250 battono la bandiera di comodo. Le imbarcazioni che servono tratte greche operano soprattutto nel settore turistico. D'altronde, la propensione imprenditoriale dei greci per la navigazione la possiamo vedere anche a livello locale. Infatti in questo momento sto per prendere l'Express Skopelitis qui a Koufounissi. Lo Skopelitis è un traghetto che dal 1986 collega tutte le piccole Cicladi 7 giorni su 7. Il suo nome deriva dal capitano Yannis Skopelitis, e questo traghetto spedisce viveri, medicinali, serve i turisti come me in questo caso, e aiuta gli isolani nei loro spostamenti quotidiani. Attention please. We would like to inform our passengers that the ship will arrive at the port of Skinoussa in a few minutes. Dato che a malapena il 15% delle navi di proprietà greca è registrata in patria e che le sole compagnie di gestione operano sul suolo nazionale, andrebbe ridimensionato anche l'impatto del commercio marittimo sull'economia greca. Secondo un'indagine condotta da Reuters nel 2015, questo contribuirebbe a circa l'1% del PIL del paese, contro il 6% sbandierato dalle autorità elleniche. Ne deriva che anche i relativi posti di lavoro creati per la popolazione greca sarebbero inferiori a quelli dichiarati. Alla luce di tutto quello che abbiamo appena detto, bisogna compiere uno spostamento semantico bello e buono, che potrà sembrare banale, ma non lo è. La flotta mercantile più grande del mondo non appartiene alla Grecia, bensì agli armatori greci. Dietro la loro ricchezza ci sono dei motivi ben precisi. Nel 1953 Atene varò un regime di tassazione speciale per gli armatori. Questi ultimi avrebbero pagato una tassa variabile sulla capacità delle loro navi, circa un dollaro a tonnellata di merce trasportabile, mentre i loro redditi sarebbero rimasti sostanzialmente intoccati. Questa legge venne riaffermata nel 75 ed è ancora adesso protetta dall'articolo 107 della Costituzione greca. Esatto, gli armatori ellenici sono esentati da ulteriori oneri tributari, in altre parole pagano tasse alquanto ridicole per i loro portafogli sia all'estero che in patria. Mamma mia, pizzeria! Non a caso i business degli armatori non sono stati minimamente intaccati dalla crisi economica che ha messo in ginocchio la Grecia per quasi 10 anni tra il 2009 e il 2018.
Nel 2014, con un tasso di disoccupazione vicino al 30%, sotto una timida pressione del governo di Atene, l'Unione degli Armatori Greci si è impegnata a devolvere allo Stato una specie di tassa volontaria pari a 100 milioni di euro all'anno. Come umano lei, pretoriano, eh? Molto umano, ciao! L'Unione continua a pagare volontariamente questa imposta annuale, che però a decorrere dal 2023 ammonta a soli 60 milioni di euro. Una cifra irrisoria se si considera che una singola nave cisterna può arrivare a valere anche 300 milioni di euro. Perché di questo costo spropositato? Secondo l'Emissions Trading System previsto dall'Unione Europea, in vigore dal 2005, tutte le navi di grandi dimensioni sono obbligate a installare tecnologie di risparmio energetico come propulsione eolica e cellule di cattura dei gas serra, oltre a dispositivi di monitoraggio delle emissioni. Secondo l'Unione degli Armatori Greci, il 25% della flotta ellenica rispetta questi standard. In effetti, tra le flotte più grandi al mondo, quella greca emette la quantità di CO2 minori. Tutto bellissimo, ma c'è l'inganno. L'Emissions Trading System vale all'interno dell'Unione Europea, inclusa Islanda e Norvegia. Perciò tutte le imbarcazioni che servono tratte esterne non sono tenute a rispettarlo. Per di più, il dato riguardante le emissioni di CO2 globali viene calcolato in base al luogo di registrazione delle imbarcazioni. In questo modo è Panama a risultare la flotta più inquinante al mondo. Ecco spiegato perché la maggior parte delle navi elleniche è ancora registrata offshore e non in Grecia, nonostante la bassa tassazione. Non dobbiamo stupirci, è molto scontato che gli armatori tirino acqua al proprio mulino, non sono certo dei benefattori. E il fatto di essere greci non significa necessariamente che facciano anche gli interessi della loro nazione. Storicamente gli armatori hanno preferito commissionare la costruzione delle loro navi ad aziende asiatiche. Tra il 1952 e il 2022, i costruttori del Giappone hanno consegnato ai loro colleghi ellenici più di 1000 portarinfuse. Ogni anno le società mercantili greche ordinano dozzine di imbarcazioni da Cina e Corea del Sud, contribuendo a renderle il primo e il secondo paese al mondo per quantità di navi costruite e recapitate. Dal 94 ad oggi, ad esempio, il gruppo Angelicussis ha commissionato più di 100 navi alla sudcoreana Hanwha Ocean. In generale, la traiettoria commerciale che la Grecia e i suoi armatori sembrano voler seguire potrebbe rinforzare il rivale dell'Occidente. Nel 2015, per fare cassa, la Grecia ha deciso di privatizzare il porto del Pireo. Un anno più tardi, l'allora governo Tsipras ha venduto il 51% della proprietà dello scalo alla società cinese COSCO per circa 300 milioni di euro. Attualmente COSCO, che è in mano al governo di Pechino ed è una delle più grandi compagnie mercantili al mondo, detiene il 60% delle quote del Pireo. Inoltre, con il conflitto in Ucraina in corso, Politico riporta che una cosiddetta flotta ombra greca di circa 400 navi cisterna in disuso starebbe aiutando Mosca a trasportare il petrolio russo verso India, Cina ed Emirati Arabi, nascondendo la provenienza del proprio carico. D'altra parte, gli armatori sono imprenditori liberi da vincoli. 2000 anni fa questo stupendo tratto di Mediterraneo era il centro del mondo dal punto di vista economico, storico e politico. Certo, ormai i tempi sono cambiati, eppure, nonostante i secoli passati, il futuro del commercio marittimo globale passa ancora inevitabilmente per queste acque. Negli ultimi anni la pandemia Covid è stata l'unico intoppo alla crescita della flotta mercantile greca. Gli armatori ellenici rinnovano le proprie navi ogni 9 anni e mezzo. E la quantità di imbarcazioni a propria disposizione aumenterà di pari passo con la domanda planetaria di beni alimentari e risorse energetiche. Ora siamo abituati a pensare che il mondo sia diviso in bianco e in nero, amici e nemici. La realtà dei fatti è che tutto ciò che importa viene deciso nelle zone di grigio, quelle ambigue, quelle complesse, ed è lì che navigano gli armatori greci assieme alla propria flotta. Forse, e dico forse, ogni tanto farebbe molto bene rendersi conto che sul Monte Olimpo non abitano unicamente i soliti noti, per aspera.